Benvenuti su 5 Pani 2 Pesci, avventura di provvidenza quotidiana. Oggi parleremo di provvidenza e c'è un inviato speciale che sono io e parlerò con loro di provvidenza, di avventure, di amicizia, di amicizia con Dio, perché Dio è un amico e ti dà. Bentornati, nuovo episodio oggi. Ciao, oggi siamo qui con Matteo. Abbiamo anticipato ciao. Un po' di novità, che ci sarebbero stati degli ospiti, noi saremmo andati. Ecco, quindi se Maometto non va, no, com'è? Se Maometto non va, ma la montagna va da Maometto. E oggi Matteo Bergamelli è venuto qui a trovarci in Basilicata, ospite di Don Giovanni. Esatto, di a Rotondella, invitato da noi, da un gruppo di ragazzi d'Azione Cattolica, che lo seguono da un po' di tempo su Instagram, Facebook, e ogni volta raccontano cose belle. Stalkeraggio ossessivo. Matteo ha infatti un canale Instagram super popolato e super conosciuto. Infatti io l'ho conosciuto quando i ragazzi di Corinzi 13 avevano fatto una specie di sondaggio sui progetti cristiani, insomma, più seguiti, e così ho conosciuto Matteo, che ancora non lo conoscevo. E Matteo... aspetta! Grande big news che non avevamo detto l'altra volta e che diciamo oggi. Don Giovanni è nuovo parroco di Rotondella, prima volta parroco, e quindi con tutti i vari eventuali annessi e connessi, né? Ecco. Rotondella è terzo comune più bello, terzo borgo più bello d'Italia, e là tac 5.000 euro. Ok, il comune sponsorizza. Il comune sponsorizza, benissimo. Link in descrizione. Ok, allora, Matteo, quindi tu c'hai questi canali, parli di cosa, no? Allora, parlo di fede, parlo di avventure di provvidenza, no? Di fede quotidiana. Beh, però molto di provvidenza. Molto di provvidenza. Anche molto di provvidenza, sì, sì. E soprattutto dei miei cammini che faccio, insomma, durante l'estate, perché io sono un programmatore, no? E d'estate però faccio delle avventure di fede, faccio dei viaggi nel Signore, quindi parto da solo, senza soldi, a piedi, e vado, insomma, verso una meta religiosa e faccio questi cammini. Spettacolare, questa cosa qua, veramente spettacolare. A noi questa cosa ci ingarella tantissimo. Bellissimo, bellissimo. Io e Dale ci siamo conosciuti alla Marcia Francescana e quindi siamo molto dentro a questa cosa. L'anno scorso abbiamo fatto con Don Giovanni il Basilicata Coast to Coast. 130 km a piedi, e quindi a noi questi cammini, camminare nel Signore è un'esperienza fantastica. Però, esatto. Però tu ci hai messo una marcia in più, no? Perché c'è una caratteristica particolare di questi cammini, che è quella che parti senza soldi. Esatto, esatto. E allora io parto senza soldi perché... perché nel 2016, quando ho iniziato questa esperienza, questa avventura, volevo arrivare a Roma nell'anno della misericordia e fare esperienza della misericordia di Dio. E quindi mi sono detto, cavoli, come posso mettermi nella condizione di sperimentare l'amore di Dio? Beh, se non ho niente, se non ho programmi, se non ho soldi, se non ho sicurezze, allora Dio può manifestarmi le sue grandi sorprese. Così è stato. È bellissima questa cosa. Ma tipo, raccontaci una cosa che ti è successa più... tragica. Tragica. Cioè, non hai avuto paura di andare senza soldi? Perché camminare, vabbè, uno si allena, poi piano piano ce la fa, l'imprevisto ci sta. Cioè, tipo le vesciche di Don Giovanni, sì. Che è rimasto fermo. Però, cioè, gli imprevisti ci sono. Però andare senza soldi è già, parti con l'imprevisto. Eh sì, però io ho sperimentato che sempre, insomma, Dio non ti abbandona mai nei cammini, ma anche nella vita di tutti i giorni. Per esempio, una volta ero a Sutri, in provincia di Viterbo, e stavo andando sulla via Francigena verso Roma, mancavano 3 giorni alla fine. E solo che, siccome era la prima volta, non ero preparato, non ero allenato, non ero abbastanza allenato, mi è venuta la tendinite e quindi non ho potuto più, diciamo così, camminare. Sono andato in farmacia e mi hanno detto, guarda, tu hai una tendinite, purtroppo non puoi più camminare. Potevo comprare qualcosa, ma non avevo i soldi, no? E quindi mi sono detto, adesso cosa faccio? Mannaggia me che non mi sono portato i soldi, mannaggia me. Le pensate. Mannaggia me che sono stato poco previdente. E quindi adesso. Ah, questa keyword questa importante. Bella, eh? Sono stato poco previdente. Sono stato poco previdente. E mannaggia me, se fossi partito con un po' di soldi, forse adesso potrei arrivare a Roma a piedi.
magari quelli delle, dici magari almeno i soldi di emergenza, invece non c'era neanche, non avevo la carta, non avevo nulla. E poi sono andato in chiesa e ho detto: cavoli, ma Signore, tu che mi hai messo nel cuore questa cosa, voglio fare esperienza della tua misericordia, voglio arrivare a Roma, voglio incontrare il Papa, dammi una mano, so che tu non mi abbandoni, so che tu sei sempre con me, quindi dai, dammi una mano. Dai, non scherziamo. Non scherziamo. Adesso sono qui. Vai, per te, però, facendo questo per te. Fino a mo' abbiamo giocato, mo' fammi le cose serie, dai. Ecco. E allora così sono andato a messa e dopo la messa mi si è accesa una luce nella testa e ho detto: cavoli, ma per arrivare a Roma in pellegrinaggio si può arrivare a piedi, oppure si può arrivare a cavallo, oppure si può arrivare in bici, secondo insomma i possibili mezzi del pellegrino, no? Mm-hmm. E allora mi sono detto: a piedi non posso andare perché c'ho la tendinite, a cavallo non sono capace, in bici non ho la bici. Però sono andato appunto dalle signore fuori dalla chiesa e ho cominciato a chiedere: ma c'è qualcuna di voi che può prestarmi tipo una bicicletta? Via! Sì, sì, dicevo: no, ma qui noi non abbiamo biciclette. Allora, a un certo punto però è comparso dal nulla un tipo che mi fa: vieni qua. Tu domani mattina devi andare da Giancarlo Patriarca. Digli che ti mando io Er Paciacco. E allora dico: beh, se mi manda Er Paciacco, allora vuol dire che sono in buone mani. Così lui domani mattina mi sono presentato davanti al garage di questo Giancarlo e mi trovo questo omone romanaccio, proprio la panza. Mi dice: oh, ma che vuoi? Allora dico: sono un ragazzo, sto andando a Roma in pellegrinaggio. E dopo gli faccio: mi manda Er Paciacco. Ah, Er Paciacco! Ah, vedi! Er figlio di una buona donna. E allora lui mi dice: dai, di cosa hai bisogno? Gli spiego la situazione. E allora praticamente mi dice: dai, non ti preoccupare, ti do io la bicicletta e poi quando sei a Roma fai una preghiera per me, va bene? E poi la bici che c'è fatto? È rimasta alla Roma? No. Allora poi mi ha dato la bicicletta, sono arrivato a Roma in bici e mi ha chiesto di riportargliela, giustamente, no? Allora io gliel'ho riportata, solo che a metà strada si è rotta la bici. No! E quindi è venuto a prendermi, insomma è successo veramente tutto. E poi da lì ci siamo salutati, mi ha offerto da mangiare. Siamo pure! Andati. Sì, è stato gentilissimo. E, tra l'altro mi ha dato di tutto da mangiare. E poi da lì mi ha dato uno strappo in macchina in un paesino lì sotto e da lì ho fatto l'autostop e sono arrivato insomma a Genova. Ah, insomma, quindi aspetta, tu hai fatto andata e ritorno senza soldi? Avevo solo il biglietto di andata. Quella volta lì. Quella volta e quindi là. Poi anche l'anno dopo sul biglietto di andata. E chi te l'ha pagato il biglietto di ritorno? Cioè, come fatto l'autostop. Ho fatto l'autostop e sono arrivato, insomma, dove dovevo arrivare. Che poi in Francia l'autostop è una cosa che si usa ancora, ma in Italia sì. No. No, in Italia mi visto molto male. Molto, mi ricordo una volta noi abbiamo... Un brutto con la barba rossa e con i capelli rossi così. Sì, cioè, esatto. Cosa è successo? No, mi ricordo una volta noi abbiamo preso un ragazzo francese che faceva l'autostop e sembrava una cosa... Cioè, poverino, non lo prendeva nessuno. E non riusciva a fare autostop perché qui non si usa. Noi gli abbiamo spiegato, guarda che in Italia non è una cosa si può fare. Esatto. Come si dice l'autostop in francese? Non mi ricordo. Vabbè, ma invece un'altra cosa, come fai a scegliere dove vai? Cioè, il percorso, in base a cosa lo scegli? Guarda, dipende un po' dall'anno, dalla situazione, da quello che sto vivendo. Il primo anno sono voluto andare a Roma perché era il 2016, era l'anno della misericordia e quindi volevo arrivare appunto a Roma. A Roma. Il secondo anno mi è venuta l'idea, no, di andare al sud Italia perché io sono un amante del sud. Devi vedere dopo che ti faccio mangiare cime di rapa che amante diventerai. Quei peperoni cruschi sopra. Vai. Peperoni cruschi del tuo paese. Di Senise. Sì. Peperoni croccanti. Traduzione. Translate. Repeat after me. Dopo mandiamo una foto. Peppers. Crunchy peppers. Yeah. Il secondo anno volevo andare a Monte Sant'Angelo perché a Monte Sant'Angelo avevo sentito che c'era questo santuario insomma famoso di San Michele Arcangelo che era una meta di pellegrinaggio, una delle più importanti, no? Tra l'altro, parentesi, sai che questo paese dove stai adesso il protettore è San Michele e il protettore di 5 Mani e 2 Pesci è San Michele Arcangelo. E anche noi volevamo andare in pellegrinaggio a Sant'Angelo. Sì, strabello. Merita.
Allora mi sono detto, cavoli, non sono mai stato in Puglia, cavoli, mi ispira questo posto. Allora ho ideato una specie di cammino. Questo l'hai pensato tu, quindi questo itinerario l'hai pensato te? Ho scoperto che esisteva una via micaelica, cosiddetta. Ah, addirittura? Sì. Mai sentito? Poco conosciuta, però che va tipo da Benevento a Monte Sant'Angelo, ok? Mm. E che collega anche i luoghi di Padre Pio, che sono Pietrelcina e San Giovanni Rotondo. Allora ho detto, cavoli, ma siccome io ho 2 settimane, 3 settimane, e questo cammino dura 10 giorni, ci aggiungo qualche giorno, no? E allora ho visto che praticamente a Salerno c'era la tomba di San Matteo Apostolo, no? E allora ho detto, io che sono Matteo, decido di andare a visitare. E quindi sono partito da Salerno. Da Salerno a Benevento ho fatto un cammino un po' via Google Maps. Scamuffo così. Esatto. E poi da lì ho preso questa via micaelica cosiddetta, che se non era molto segnata, e sono arrivato a Monte Sant'Angelo. È stato veramente assurdo. Non hai mai avuto paura, a parte la tendinite, paura che ti successe qualcosa? Beh, allora... La cosa più tragica che ti è successa? Non dormire, non mangiare, cioè non trovare un posto per dormire, non trovare un posto per... Cioè, ti è successo proprio di non mangiare, di saltare un pasto? Mi è successo una volta a pranzo, però era Venerdì Santo e quindi mi sono detto, cavoli, forse mi sta chiedendo di fare digiuno, però tutti gli altri giorni ho sempre mangiato. Una cosa assurda, per esempio, che mi è capitata a Pietrelcina, sì. Non so se avete presente il film appunto di Padre Pio, no? Che appunto è nato a Pietrelcina, inizia con una scena dove lui sta leggendo da bambino, sta leggendo un libro in mezzo alla campagna, o comunque sta in silenzio in mezzo alla campagna. A un certo punto compare un cane che è randagio, che comincia a inseguirlo, allora lui scappa, aiuto, aiuto. E arriva insomma in una casa, si chiude e poi si scopre che questo cane era la raffigurazione del male, no? Okay? E allora io insomma passo per quelle zone a piedi e stavo andando proprio a Pietralcina e vedo 2 cani in lontananza, no? Dico, ah, era il film di Padre Pio. Ah, che bello, vedi? Cagnolino, ciao! Stai? Allora mi avvicino e allora loro si mettono in mezzo alla strada e dico, fratello cane, vengo in pace. E loro mi dicono, e loro però non sembrano intendere questo saluto pacifico e cominciano a abbaiare, sono sempre più forte e alla fine mi avvicino, mi lasciano passare e faccio per andare oltre e vedo che quasi cominciano a volerti aggredire. Ad aggredire, allora preso da un impeto comincio a scappare. Peggio! Peggio! Aiuto, aiuto! Vedo che mi inseguono, mamma mia. In mezzo al niente, alla campagna proprio. Madonna, che paura, sarei morta di paura. E poi fortunatamente li ho seminati. Senti, pellegrino 1, cani randagi 0. Senti, noi quando facciamo questi cammini, anche recentemente abbiamo fatto il Basilicata Coast to Coast, penso che tutti noi, no, abbiamo... Cioè, tu non avevi ancora fatto un'esperienza di questo tipo quando siamo andati, abbiamo fatto questa traversa della Basilicata. Ma cioè penso che ognuno di noi trova qualcosa di particolare in questa esperienza. Per me quel rientrare in un ritmo primordiale, no? Cioè veramente dormi, mangia, cammina, no? E repeat. Prega. Prega e repeat. Per me è già il cammino, per me è già la fatica. Io non è già una preghiera, nel senso che io... Già nel cammino stesso è come se fosse un mantra, no? Tu appunto hai scritto questo libro, no? Che abbiamo messo qua, racconti di un pellegrino rosso che racconta un po' queste gesta, questa avventura per andare al Monte Sant'Angelo. Però appunto questo titolo riprendi un libro famoso, no? Che sono i racconti del pellegrino russo, no? Che parla proprio di questa esperienza del pregare costantemente e soprattutto del pregare durante il pellegrinaggio. E devo dire la verità che nel leggerlo, tu l'hai letto, sì. Nel leggerlo mi sembra una cosa particolare, però poi nell'esperienza del camminare, cioè già il camminare stesso per me diventa, almeno nell'esperienza che ho fatto, diventa già, è un
come si dice, è un azzeramento quasi dei miei pensieri. E in qualche maniera in questo gesto del camminare io mi Vabbè, sento. perché quando, per esempio, quando andiamo in montagna, semplicemente anche senza fare una cosa più Sì. lunga, cioè di una No, giornata, però proprio che il comunque, cammino. comunque entri in maniera molto, a un contatto molto profondo con te stesso, no? Anche Sì, con i bambini, quello. no? Quando stai in montagna, che cammini, cioè, si creano quei momenti proprio particolari in cui uno si apre, cioè è un contatto molto più profondo col tuo corpo, con te stesso, e Dio è nella nostra coscienza, cioè nella parte più intima di noi, non è che Sì. Dio sta. Quindi andando in maniera profonda dentro di te, comunque. Cioè io quando facciamo queste esperienze di cammino è come se riscoprissi proprio nel cammino, a parte la meta, a parte le varie tappe, la verità, mi verrebbe a dire la verità, è come se riscopro la verità. E quando ritorniamo a casa, Samuele, mio figlio di 7 anni, quando ritorno da casa ha detto, beh, quando è che ripartiamo? Perché aveva trovato in questa esperienza, che è comunque abbastanza brutale anche, dormire per terra, Alzarsi alle camminare. 2 di notte, Noi ci ripartire alle alzavamo alle 2 di 3. notte perché per il caldo che 2 di faceva, notte. Sì. Samuele e aveva eravamo 6 ridotti. anni e cioè si alzava. Voglia? Sì. Sì, no, no, io partivo più Ma perché tardi. faceva troppo No, caldo e faceva troppo quindi caldo, non. era impensabile poter fare questa cosa. E con quel caldo, dormire per terra, comunque i pasti, no, quelli erano già pensati, però comunque è complessa la cosa. Però si arriva, non so come dire, è come se chiudessi un cerchio, non so, tu che esperienza hai provato quando abbiamo fatto il Basilea Un Coast to Coast? contatto profondo con me stesso e con la natura, e quindi ti si apriva un po' la porta nei confronti anche di Dio, soprattutto, no? Il contatto profondo è questo, perché noi, cioè, Dio lo incontriamo in tanti modi, però l'incontro con Dio è oggettivo. Quello che cambia è come tu ti prepari a questo incontro, e il cammino è, secondo me, una delle preparazioni migliori a No, questo. e poi se la stanchezza aiuta perché tu sei così stanco che abbassi le barriere. Vero. E quindi, per esempio, le persone che incontri mentre cammini, con cui cammini Sì. insieme, cioè le conosci veramente fino in fondo. Perché è difficile essere qualcun altro mentre sei distrutto e non sai se mangerai, cioè. Matteo, questo è quello successo a me e Alessandro, no? Quando noi ci siamo conosciuti, non, beh, raccontato in vari post sul blog, eccetera, però il punto fondamentale è che ti dicono sempre che nelle relazioni d'amore devi vivere senza maschere, devi essere vero e tutte queste cose qua. Impossibile a farsi, cioè nel senso io non sono mai riuscito, non so te, non so gli altri, però è molto facile a dirsi, uno anche pensa che è giusto ed è vero, però poi è molto difficile da realizzare. Ma in quel contesto lì dove, che abbiamo vissuto noi, che capito, non eravamo vestiti veramente, capito, con la maglietta e il pantalone, mezzi puzzolenti, con i capelli Beh, mio marito va in giro tutti. con le maglie bucate lo Vabbè, stesso, non questo, era io, per soltanto me la era quello normale, quello era uno normalità. stato normale, però per lei no, ecco, e anche quella stanchezza, non so, ti eliminava da qualsiasi tipo di. Cioè, pensare all'essenziale, cioè, oggi ho riposato, ottimo, bene, oggi ho mangiato, benissimo. Quindi quando poi ci relazionavamo io e lei, non c'era alcun doppio fine anche di pensare di costruire una relazione o qualcosa del genere, ma era soltanto il genuino interesse di conoscersi. E di arrivare alla fine della giornata Cioè, vivi. quindi sì, certo. E questo, cioè, tu Era l'obiettivo. cosa hai cercato in questi cammini e cosa hai trovato? Ecco, diciamo così. Magari mi domando, visto che ne hai fatti tanti anche in maniera sistematica, c'è stata un'evoluzione? Perché immagino la prima volta che hai fatto un cammino in provvidenza io chissà se me la cavo, no? Cioè, vedi, non sono stato abbastanza previdente che non ho pensato a portare i soldi per la bici, poi la bici invece ti è stata data. Quindi, una volta che hai fatto questa esperienza, immagino che nei cammini successivi avevi fiducia che qualcosa sarebbe successo, no? Quindi immagino che c'è stata anche Sì, un'evoluzione, no? sì, sì, sì. Cioè, quindi che cosa hai trovato? Che cosa cercavi? Che cosa hai trovato? E che cosa ti porti, insomma? Ok, beh, allora partiamo dalla premessa che camminare insieme è una cosa e camminare da soli è totalmente diverso. Perché quando sei da solo vengono fuori un po' tutti i tuoi pensieri che magari non puoi neanche condividere con qualcuno con cui cammini. Boh, anche un po' le tue magagne, ecco, diciamo così, no? E io ho fatto tante esperienze di questo, ed è stato un modo profondo per conoscermi, per lasciar venire alla luce tutto quello che in quel momento stavo vivendo, no?
poi a me piace molto scrivere, no? Quindi in genere mi porto sempre dietro qualcosa con cui scrivere. Infatti, qua è proprio un diario, no? Questo libro sì, che esatto. è proprio un diario che oggi è successo questo, c'è un sacco di cose che... Vabbè, insomma. Ora mi Esattamente. mangio un po' di taralli, qualche biscottino e lo do ai signori del posto e poi riparto. Cioè, cose così, è Sì. molto... vissuto sul momento, quindi non è un diario post, è proprio lo fai mentre. Allora, in genere mi piacerebbe farlo sempre durante, però certe volte magari non riesco perché succedono talmente tante cose in un giorno che tante Certo. sorprese che poi magari lo scrivo dopo. Però, beh, insomma, questo è un po' quanto. Io in genere inizialmente sono partito perché quello che mi spingeva era il desiderio di fare un'avventura. Di fare una vacanza però in Dio e quindi cercare il Signore in queste esperienze un po' particolari, senza sicurezze, lasciando a Dio la possibilità di sorprendermi per quello che è, per quello che Bello, fa. guarda, questo ci possiamo E fare un questo poster, lasciare a Dio la possibilità di sorprendermi. ed è Bello. stato effettivamente così le prime volte perché quando veramente non hai nulla. E suoni i campanelli, magari ti risponde il tizio egiziano che ti dice: tu andare in piazza Istanbul kebab, offro io, non ti preoccupare. E quindi ti dà il Bello, bello. kebab, sta con te, ti racconta la sua storia. Oppure non so, quella volta che chiedi ospitalità ai frati, magari non ti ospitano, però ti danno qualcosa. Questo è successo a Pietrelcina e mi hanno dato tipo 40 euro. Sono andato in un primo agriturismo per mangiare qualcosina. Ci siamo accordati per una pasta asciutta e questi mi hanno portato la pasta asciutta, la cotoletta, il dolce, il caffè, Wait, la wait, nuria. wait, Poi faccio per pagare. Ci eravamo accordati per 5 euro o per 10 euro se non mi ricordo. Faccio per pagare. Loro mi fanno: vieni con noi in cucina. E sono andato in Adesso cucina. lava i piatti. No, sono andato in cucina, faccio per Facciamo le dargli. stesse cose No, assurdo, cioè, assurdo questo. Sono andato per dargli 5 euro e loro mi fanno. Loro mi danno 5 euro, tirano fuori una borsa quando andiamo a mangiare. Mi dicono: Veramente? sì, mi danno, aspetta un attimo. Domenico, c'è stato un amico mio, lo ospiti stasera. Sì, ti abbiamo trovato un posto per stasera, però prima di andare da Domenico, vieni da noi a mangiare perché ci Vero. teniamo. Sono andato la sera, mi hanno dato il menù completo d'agriturismo, doppio antipasto, Immondo. il primo, Oh, andiamoci l'agnello. pure noi a farsi i Cioè, una cammini. roba veramente Il allucinante. mondo. E quando sono andato da Domenico, che era appunto il loro amico che mi ha ospitato a casa sua, gli ho detto che stavo andando verso San Michele e mi fa: guarda, io sono devoto a San Michele perché ho avuto una grazia, perché di qua, perché di là. Quando ho saputo questo, non ho voluto far pagare, insomma, quelli dell'agriturismo che mi hanno detto che, insomma, tu venivi da me. E quindi è stato veramente assurdo. E la cosa più assurda di tutti è che quei 45 euro che avevo, quindi 40 che mi avevano Più dato, io 5 euro 40 più di 5, il giorno dopo ho detto: no, io sono partito senza soldi, non voglio avere soldi. Li ho messi in una cassetta delle offerte, ok? E cosa è successo? È successo che è iniziato a piovere, è successo di tutto, però poi mi sono detto: no, perché ho messo questi 45 euro? Però la sera a buon albergo, in provincia di Benevento, insomma, il parroco mi ha ospitato, mi ha dato, insomma, una stanza e tutto, mi ha, insomma, dato da mangiare anche nella festa patronale, e poi fa: tieni, questo è per te, mi ha dato una busta e, insomma, faccio per andare a casa e apro la busta, pensavo ci fosse dentro, tipo, boh, la letterina, un pensiero, qualcosa. Sapete cosa c'era dentro? 50 euro, come dire che se tu dai qualcosa, veramente Dio ti veramente sorprende con bellissimo, più di stupendo. quello che tu hai, cioè ti dona 100 volte tanto, 200 più. È nel dare che si riceve, diceva San Sì, sì, Francesco, sì. il che insomma per tanti aspetti è No, ma invece sempre. mentre parlavi mi veniva in mente una cosa che ho scritto l'altro giorno in un articolo che devo ancora pubblicare, che praticamente le beatitudini sono cioè la condizione necessaria per incontrare Dio, tipo le beatitudini sono una cosa strana per me, no? Tu dici beati i poveri, cioè come se io dico: ah, beato te che vivi per strada e non c'hai una lira e non c'è manco una casa, cioè non penso che Dio diceva questa, che Gesù poteva dire una cosa del genere, No, cioè era certo. tipo beati i poveri, come l'ho capito io dopo, nel tempo,
beati coloro che sono nella condizione per essere voluti bene. Quindi beato te che eri povero, anche economicamente, così precario, perché era l'unica condizione per sperimentare tutto quello che hai sperimentato. E anche noi ci siamo resi conto, per esempio, che facendo la vita che facevamo prima, cioè da professore universitario, non potevamo sperimentare la provvidenza, la grazia di Dio in quella situazione. Cioè, l'avremmo fatto, e ci abbiamo pensato tante volte di farlo, con la mano sinistra, ma non l'avremmo visto, non ci avrebbe cambiato la vita. Cioè, però con la mano sinistra vuol dire non metterci il 100%. E quindi abbiamo scelto anche noi, abbiamo fatto delle scelte proprio per sperimentare, cioè abbiamo scelto proprio la precarietà, che era la cosa che più ci spaventa, a me è la cosa che più mi spaventa nella vita, perché devo avere tutto sotto controllo. Quindi proprio è una cosa assurda. Questi video che facciamo. Sceglierlo, capito? Il video, il blog si chiama Avventure di Provvidenza Quotidiana, perché è un po' scrivere e parlare di questa storia che è partire dalle cose magari che ti danno più sicurezza, e poi noi nel nostro matrimonio, nella nostra storia personale, abbiamo sempre più tagliato, lasciato, abbandonato, per rimanere con sempre meno, ma essere sempre in realtà più ricchi. Cioè, non strettamente da un punto di vista economico, ma devo dire la verità che se anche se dovessimo parlare di economia proprio, non c'è mai mancato nulla, anzi, adesso ne abbiamo sempre desiderato il furgone perché siamo in tanti, poi ci piace viaggiare, quindi poi tutti i nostri amici ce l'avevano, a quindi Freiburg, è una figata, in Germania tutti c'hanno il pulmino, per noi pensare quindi di comprare... noi proprio, anche c'hanno tutti 3 figli, tutti c'hanno il pulmino, quindi noi sempre, ma che bello, sì, è così. Cioè è una cosa irraggiungibile, e invece adesso che viviamo la totale precarietà, siamo riusciti a comprarlo, incredibile. E l'abbiamo chiamato Josef perché l'abbiamo trovato in Germania per gli amici Pinuccio, perché veramente è stato attraverso la provvidenza di San Giuseppe che questa cosa poi... Che abbiamo fatto la novena a San Giuseppe perché avevamo un budget molto limitato e siamo riusciti a spendere anche meno di quello che avevamo. Avevamo preventivato e abbiamo trovato la soluzione... Più meglio, assai, veramente stupendo. Però queste cose qua che comunque a volte ti, cioè pure tu hai detto, cioè a volte ci sono delle situazioni che ti spaventano, però è pure vero che senza quella condizione necessaria, cioè la povertà, in questo caso tua, la precarietà in generale, è impossibile fare un'esperienza del genere. Cioè nella tua vita tu dici perché il Signore mi sorprende, il Signore tipo ti, allora uno ti potrebbe dire vabbè perché il Signore non ti può sorprendere mentre vai al lavoro. E infatti io avrei questa domanda a Matteo, cioè tu hai ricercato, diciamo hai messo delle condizioni per vivere un'esperienza, perché ti sei detto faccio questo pellegrinaggio e sono sicuro che dietro questa cosa incontrerò il Signore nel cammino, nella esperienza della sua provvidenza, così. Però anche nella vita ordinaria, a volte le situazioni si creano oppure le crea lui. A me sorprendeva la tua fede, che non è, come devo dire, sai, quel sentimento vago di chi si affida a qualcosa, no, ma è una cosa molto concreta, reale. E mi viene in mente, d'altro canto, quello che faccio io nella parrocchia e come cerco di dire alle persone che la fede è un fatto concreto e che certe cavolate non sono fede, no? E magari certi discorsi inutili, certe cose... Tra la superstizione e Sì. E invece basterebbe che ognuno facesse il suo cammino così concreto di fede nella sua vita ordinaria, cioè non tutti devono fare un pellegrinaggio per incontrare Dio. Quindi tu sei il segno di chi ha fatto una cosa, diciamo, estrema, per dire guardate che in realtà anche nella vita concreta e quotidiana questo va vissuto. Certo, infatti non è che è nato tra virgolette da niente questo cammino, questi cammini che faccio, nel senso che ormai sono 10 anni che insomma ho ricevuto il dono della conversione, della fede, dell'amicizia con Dio, e cerco di coltivarla, vado tutti i giorni a messa insomma quando riesco e niente, e queste cose poi di fatto mi succedono tutti i giorni. Vi racconto un paio di episodi, no? Una volta sono andato a lavorare, dovevo andare insomma a Milano per lavoro con un collega, e parto la mattina e dovevamo trovarci insomma in provincia di Padova e poi andare insieme, parto la mattina e nebbia,
ghiaccio. Vabbè, il nord. Sento, è il nord. Il nord. Vabbè, da... sento, Qua non succede. Qua non succede, succede, no. Okay. Mai. È uscito il sole, guarda. Il significato di nebbia, precisamente. Non lo so, cerchiamo su Google. Chiedi a Google. Google. Alexa. E praticamente è successo che sentivo che c'era qualcosa di strano nella macchina. Poi, insomma, andando avanti, ho visto che il pedale della frizione non risaliva più. A un certo punto, a metà strada, mi sono dovuto fermare. Nel nebbione più totale. Madonna. Ho accostato, fortunatamente ero vicino a, insomma, un parcheggio, e si era rotta la frizione, ok? Ma stavi da solo? Ero da solo, dovevo andare appunto al punto di ritrovo con il mio collega, perché poi dovevo andare a Milano. Insomma, alla fine chiamo il mio collega e dico, guarda, devi venire a prendermi perché, insomma... si è rotta la macchina di qua di là, insomma, poi è venuto a prendermi, siamo andati a Milano, poi siamo tornati, sono andato a lavorare, ho portato la macchina dal meccanico, sono andato in bici, poi a lavorare, insomma, tutto un casino, e poi fatalità al lavoro, sono uscito tardi per altre questioni, insomma è stata una giornata veramente pazzesca, devastante, no? Ed ero uscito tardi, appunto, e non potevo andare a messa dove andavo in genere perché era tipo alle 6:30 ed era alle 6:15. E cosa è successo? Che ho detto: no, mi interessa, io vado lo stesso a messa perché voglio affidare al Signore questa giornata. In questo momento di difficoltà, affidarmi a Lui e alla Sua grandezza. E così sono andato in un'altra chiesa. Sono andato in questa messa la sera più tardi e per la prima volta in assoluto, non mi era mai capitato, alla fine della messa il parroco mi fa: guarda, vuoi mangiare con noi che stasera c'è questa cosa qua particolare? Allora mi hanno ospitato a cena e la cuoca, che insomma era una signora, no? Ho scoperto che tipo qualche giorno dopo di me sarebbe partita per lo stesso cammino che stavo facendo io. No, no? Questo qua Michele, no? No, quello dopo, quello che ho fatto poi in Sicilia. E quindi è stato assurdo perché così mi ha sorpreso con questo regalo, no? Questa amica pellegrina, certo, che certo, faceva lo stesso cammino e poi anche questa cena inaspettata, no? Dopo tutta quella situazione difficile. Ma infatti, cioè, la mia domanda attaccata a quella di Don Giovanni era proprio questa, cioè immagino che ha delle conseguenze poi nella vita quotidiana, cioè essere segnati da delle esperienze così durante, diciamo, l'estate o quando le fai questi cammini, penso che poi ti riporti poi nella vita di tutti i giorni. Cioè, la domanda è: come ti modifica il tuo approccio al lavoro, non lo so, nel traffico, o con i tuoi, o non lo so, certo, cioè, con gli amici, cioè, come cambia? O come è cambiato, come sta cambiando? Cambia perché, diciamo che non sono più, cioè, non dipende tutto più da me. Cioè io faccio il possibile e Dio fa l'impossibile. No, e questo è troppo certezza... bello. Possiamo mettere un altro poster di questo qua? E questa fiducia, no, che poi ho maturato, no, verso l'amico Gesù, verso il mio papà celeste, poi mi porta ad affrontare le cose in maniera diversa, no? E, per esempio mi è capitato qualche giorno fa, cosa abbastanza fresca, no? Che qualcuno insomma mi abbia abbia criticato il mio modo di fare, in particolare sui social, perché sui social poi condivido la fede, racconto anche le cose che mi capitano, no? Davvero? C'è gente che ti ha criticato? Sì, non sì. È mai successo, guarda, a noi non c'è mai successo. Sono ironici. Ah, veramente? Sì. Però Don Giovanni mai, però. Però la cosa... Ma mai. Né dal vivo né dal... Perché lui si veste sempre bravo da prete, quindi nessuno gli dice niente. Si può aggiungere con Photoshop. Con Photoshop ti mettiamo il colletto, stai sereno. Ecco. E poi anche io mi sono fatto una domanda: cavoli, magari sto sbagliando di direzione nel mio modo magari di raccontare la fede, magari sono... troppo provocatorio, forse banalizzo la fede, accosto le cose di tutti i giorni con Dio in modo magari in un modo che non ci sta. Può essere, no? E allora
mi sono messo, non so, sono andato in chiesa alla messa, ho detto: guarda, Signore, io mi affido a te, cerco di essere missionario in terra online, e quindi dammi una mano, insomma, in questo cammino. E il giorno dopo è successo che una persona che non mi conosceva mi ha chiamato, anzi mi ha scritto su Instagram dicendomi: guarda, ho visto che fai questa cosa qua, verresti a raccontare la tua fede nella nostra realtà qui a Matera. A Matera, che è cittadino onorario praticamente della Basilicata. I primi ad invitarlo in Basilicata siamo stati noi. Siamo noi, ma piglia tutto noi. L'esclusiva. E quindi certe volte tu fai il tuo, magari c'è qualcuno che ti critica e poi magari Dio ti dà un'altra risposta in una persona che non conosci, che ti dice: mi piace quello che fai, vieni a raccontarlo anche nella mia realtà. E quindi queste sono cose veramente molto belle, no? Dei piccoli segni che dicono: cavoli, sto con te, continuo a fare quello che fai, correggiti, però insomma... continua insomma anche noi è successo nel 2015-2016 un'esperienza di questo tipo in cui sì. A un certo punto non riusciamo più ad andare avanti per una questione proprio tecnica, in realtà era proprio amministrativa, insomma non so bene come fare, e alla fine abbiamo detto: cioè, Signore, questa è roba tua, cioè 5 pane e 2 pesci è roba tua, la mia vita è roba tua, quindi se tu non pensi che questa cosa va bene, non devo andare avanti, è roba tua. Sai quanto ci rodeva, cioè nel senso, perché comunque è facile appropriarsi delle cose di Dio. Infatti, sì. Quello c'era successo. Però in questo abbandono totale a dire: vabbè, senti, fai te e basta. E allora lì le cose sono cambiate completamente e appunto anche là provvidenzialmente abbiamo ricevuto una telefonata. Alle 10 di mattina amici che lavoravano giustamente, alle 10 di mattina non si sa perché loro erano a casa, stavano pregando. Dopo che, proprio insomma, per questa cosa che stiamo vivendo. Dopo che in quei giorni, insomma, c'era stata un po' questa cosa qui, e hanno detto: guardate, noi non capiamo quello che fate, non ci sentiamo di partecipare, però diamo il nostro sì, diamo il nostro okay. Sì, e senza il loro sì non si poteva fare. Non si poteva fare, insomma. Beh, questo senza entrare nei dettagli, insomma, per dire semplicemente che... Però è stata una cosa importante arrivare a quel punto, cioè come dicevamo prima, cioè che a me mi viene in mente, no, quando come i due fratelli, no, Isacco, Dio si incontra, cioè Dio lotta corpo a corpo con Giacobbe e Ismaele. Si incontrano, si lottano corpo a corpo, Dio la zoppa. Al Penuel, la zoppa. La zoppa proprio, cioè gli rompe la clavicola. No, che li rompe. Il femore. La clavicola, sì. Che è qua. No, vabbè, ma questi sono dettagli, è un nome. Li rompe il femore e quindi, grazie al fatto che Dio le aveva rotto il femore, quando il fratello lo vede che li va incontro... Che lo voleva trucidare. Ha pietà di lui, gli dispiace che lo vede zoppo e fanno pace. Cioè che Dio l'ha fatto apposta, no? A romperti la macchina, a farti succedere tutto questo, così tu dopo hai incontrato... Ti ha predisposto il cuore forse per quell'incontro. Per incontrare così... quella persona. Cioè chissà, adesso non è che uno voglia dire, però... Certo, certo. No, però anche noi, cioè che in quel momento eravamo così... E se fosse una grazia? E se fosse una grazia. Noi diciamo sempre sì. Questa cosa. E quindi... Ma invece ti volevo fare una domanda. Se io ti chiedessi in generale che cos'è la provvidenza, perché la provvidenza... Sembra sempre una cosa molto legata a non c'ho i soldi, mi arrivano, mi offrono il pranzo, la bicicletta. O anche molta gente dice non fai niente, aspetti che ti arrivano e aspetti le cose. Che, oppure molti dicono non faccio niente, tu ti sei messo nella condizione di che Dio dovesse provvedere a te ed è successo. Mm-hmm. Però nella vita, cioè il cammino comunque è una metafora della vita in generale, nella vita quotidiana tu riusciresti a dire che cos'è secondo te la provvidenza in generale? Una definizione la sapresti dire? Potrebbe essere l'amicizia di Dio, la mano di Dio che si fa vicina, la spontaneità di Dio, la sorpresa, la creatività di Dio, non lo so.
come dicevo prima, tu fai il possibile ed io farò l'impossibile. Questa cioè la provvidenza è vedere l'impossibile di Dio. Eh sì, nelle cose che ti capitano, perché ti accompagna lui, cioè nel senso tu non sei da solo, no? E quindi lui ti fa compagnia e ti dona veramente quello di cui hai bisogno, no? Da un punto di vista materiale, di persone, di cose, di quant'altro. Cioè, per esempio, a me è capitato che da ragazzino io avevo questo sogno di diventare un missionario, no? Io volevo fare l'astronauta e Matte voleva fare il missionario. Il missionario in terra straniera, no? Poi, insomma, per vari motivi, insomma, questa cosa non è andata in porto, no? Però ho sempre avuto dentro nel cuore questa cosa, questa chiamata, e da un paio d'anni in questa parte così improvvisamente è nata, no, un po' questa missione, tra virgolette, in terra online, sui social, che circa un annetto, da quando poi è uscito il libro, di fatto così inspiegabilmente, le persone hanno cominciato a chiamarmi e a scrivermi, persone che non conoscevo, per andare a condividere la fede ai ragazzi e alle persone che rimanevano colpite dalle mie storie di Instagram o dalle cose che facevo, no? Cioè evangelizzare. Quindi, evangelizzare, sì. La terra anche, quindi, anche questo. Oh, no, è una terra. Come no? C'era una cosa bella che diceva, chi lo diceva? Forse padre Giovanni, diceva, bisogna andare dove stanno le persone. E oggi è un fatto che stare online, stare su Facebook, Instagram, così, oltre alle mega super spiagge dei Caraibi e qualche piatto carino, tutto bello decorato, si può mettere un nutrimento invece che è utile, come adesso che stiamo su YouTube, per dire. Sì, esatto. E ho visto veramente che se tu condividi quello che fai, ci credi in Dio, sai che insomma, è un tuo amico, no? Insomma, ti dà tutto quello di cui hai bisogno, e lo condividi anche sui social, poi diventi, tra virgolette, un missionario, un evangelizzatore. Assolutamente. Sì. E da febbraio, appunto, avrò fatto una cinquantina di testimonianze. Addirittura? Viaggi più di noi? Guarda, da Genova, Bergamo, Padova, Venezia, Pordenone, Napoli, Basilicata, adesso devo andare tra 2 settimane in Basilicata, poi a Torino, poi a Trento, veramente devo girare veramente l'Italia, e tutte persone che non mi conoscono, tra l'altro, e che io non conosco, e che vedono su Instagram e dicono sei simpatico. Interessante che questa cosa dal mondo virtuale poi si passa al mondo reale. Sì. Assolutamente. Bellissimo, ammazza, veramente bello. E come fai col lavoro a prenderti i giorni? Vai, viaggi la domenica, sì, però. Sì, nel weekend, sabato e domenica. Sabato e domenica. E quindi veramente molto molto bello. Hai già pensato? Cioè, per esempio, una cosa fresca, ero in aeroporto per andare appunto verso Bari per venire qui, e mi scrive un sacerdote e mi dice: ma tu riesci a passare per Foggia? No, per San Severo. E gli dico: guarda, non riesco, però aspetta, ci sentiamo. Allora ci siamo sentiti al telefono, sono il sacerdote responsabile della pastorale giovanile della diocesi di San Severo, insomma vorrei che venissi nella mia parrocchia per fare testimonianza ai miei giovani. E quindi così, no, da niente, proprio mentre vai a fare a raccontare così la tua esperienza, ti chiama un'altra persona, e veramente stupendo, veramente molto bello, molto bello, veramente bello, bellissimo, benissimo. Hai già pensato al cammino per quest'estate? Cammino per quest'estate, in Basilicata. No, dopo abbiamo fatto questa esperienza del Basilicata Coast to Coast, io per il desiderio di tutti gli anni, soltanto che l'estate scorsa non l'abbiamo potuto fare perché in parte stava arrivando Rebecca, ciao cucciola, e poi è arrivata in anticipo, quindi era veramente impossibile, era complicato, poi lui è stato provvidenziale il fatto che lui ha avuto un problema coi piedi. Lui è rimasto incastrato per tante cose, perché alla fine Rebecca è nata un mese prima. Quindi poteva. Sarebbe nata durante il percorso. Cioè, l'idea è che lei rimane a casa e noi facciamo il cammino insieme ai ragazzi. Però
cioè, sarebbe quest'estate... stato... Quest'estate... È stato provvidenziale che non è stato organizzato. Quest'estate vorremmo rifarlo, però anche là dobbiamo incastrare varie cose. Sì, noi siamo aperti col cuore e ho già sviluppato un altro... Io ho in mente 4 cammini possibili del Basilicata Coast to Coast, anche perché si possono fare un verso e nell'altro, passando per diversi posti, santuari cose. Mariani, tante cose. Quindi adesso ho un cammino fresco che passa per il Pollino, ma non l'abbiamo potuto fare purtroppo. È molto interessante. Però comunque io ho capito che magari d'estate cammino, tra virgolette, da solo, e poi il cammino continua nella vita e continua soprattutto nei posti dove mi chiamano a raccontarlo. Certo, certo. Quindi sono sempre in cammino, sempre in giro, tra virgolette. È una cosa bellissima. Senti Matteo, grazie. Allora, io vi lascio qui la referenza, metto il link in descrizione del libro di Matteo, Racconti di un pellegrino rosso, che in pratica è il racconto di questa esperienza per andare lì a Mozzantangelo, dove c'è scritto la storia dei cani, dove c'è scritta la storia di Petralcine e altre cose, perché io l'ho letto. E poi vi invito ad iscrivervi al canale Telegram di 5 Pane e 2 Pesci per avere gli aggiornamenti su questi video che facciamo e su i nuovi post che mettiamo sul blog, e vi invito a partecipare alla campagna di crowdfunding che stiamo facendo Offri un caffè a 5 Pane e 2 Pesci, perché tutto questo che abbiamo realizzato, che stiamo realizzando, i video eccetera, sono sostenuti da voi, dalla vostra provvidenza, quindi avete un'occasione per essere provvidenza voi per gli altri, per noi. Assolutamente, anche con un contributo di 1 euro, 5 euro, 10 euro al mese ci permettete di poter vivere tutto questo e di offrire questo servizio e questa esperienza in Dio. Va bene? Vi lasciamo? Passiamo alla pasta. Passiamo al resto, al prossimo provvidenza. Cime di rapa. Ciao. Addio, ciao ragazzi, ciao. Prossima settimana. Ciao. Grazie per essere stati con noi. Per approfondire vai sul nostro blog all'indirizzo 5p2p.it, dove troverai articoli e testimonianze sull'amore, la vita di coppia, la relazione con Dio e tutto quello che serve per vivere una vita piena. Ciao! Brillante idea di invitarlo per fare una serata di testimonianza. Benvenuti su Avventure. Rifacciamo.